Oggi va in scena lo scenografo. Siamo con Agostino Agostinelli, scenografo creativo. È sua infatti questa invenzione, la sedia di cartone di Ballarò. Davvero creativo, Agostino? Diciamo che la creatività è un po' il mio segno distintivo, nel senso che sin da piccolo avevo questa passione per il disegno, per tutto quello che poteva essere l'espressione manuale, per cui già da bambino con matite colorate, con fumetti, ero lì che nel mio mondo disegnavo, giocavo e ho cominciato veramente da bambino e ho avuto la fortuna di poter arrivare a fare questo bellissimo lavoro, questa bellissima professione che mi ha dato la possibilità di esprimermi. E hai trovato ostacoli in famiglia? È stato semplice questo percorso? Oh no, no, assolutamente no. Il dramma in famiglia del liceo artistico, quando dopo le medie dovevo essere instradato o a medicina o a fare l'avvocato. Io invece avevo già le idee molto chiare e il mio sogno era arrivare a questo. E quindi ho espresso il desiderio prima di fare il liceo artistico, poi dopo di iscrivermi ovviamente all'Accademia di Belle Arti per il corso di scenografia, dopo un percorso di architettura che ho fatto ma che non mi convinceva e quindi questo era il mio mondo. E quindi in famiglia, inizialmente con, ho avuto dei grandi genitori però devo dire, perché inizialmente con un po' di riluttanza, ma sempre però nel rispetto dei miei desideri, sono stato veramente fortunato. E poi una volta finito gli studi, come sei riuscito a inserirti nel mondo del lavoro? Nel mondo del lavoro mi sono inserito prima facendo una selezione in Rai che poi è andata a monte e ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi del romanzo sceneggiato e ho iniziato come redattore. I miei primi anni di esperienza sono stata una lunga e dura gavetta. Retribuita, ma retribuita? Se io ricordo come ho iniziato precedentemente ancora, prendevo 1000 lire a disegno a studio da un architetto dove facevo le piantine, le piante catastali. Mi sembrava di prendere veramente un sacco di soldi. Sei giovane, per cui l'entusiasmo, la gioia, il piacere, la voglia di fare questo lavoro, quindi sacrifici, festivi, notturni, ma era un mondo fiabesco, era un mondo che a me mi affascinava e ancora tutt'oggi mi dà sensazioni sempre nuove, positive e non mi stancherò mai, ecco. Quindi quei primi anni, anche se con sacrifici, pochi soldi, inizialmente si inizia con, mi ricordo il mio primo stipendio, 290, una cosa del genere, 1000 lire parliamo. Senti, un lavoro creativo si accompagna sempre a un lavoro tecnico, bisogna avere comunque una formazione tecnica. Cosa consigli a questi giovani che pensano che l'arte, essere artisti, porti dappertutto senza una base solida di studi? Consiglio questo, di non perdere mai la loro creatività e tutto il loro bagaglio di valenze interiori, quelle vanno coltivate, curate, come coccolate, non perdere mai questo, ma debbono essere abbinate all'umiltà di una conoscenza e di un bagaglio tecnico, quindi formarsi dal punto di vista tecnico per essere preparati ad affrontare in maniera seria quello che, visto dall'esterno, può sembrare il mondo dell'improvvisazione. Ma qui nulla è improvvisato, nulla è lasciato al caso, tutto viene pensato non soltanto da me, ovviamente, ma parlo proprio del mondo della televisione, dove sì, c'è anche l'arte, però abbiamo anche il lavoro che, ecco, questo per esempio è un progetto che è in fase di ultimazione e questa è praticamente una delle ultime creature perché sarà una realizzazione futura. E qui vediamo che c'è proprio la progettazione tecnica nei minimi dettagli e particolari per i materiali, per tutto si pensano, poi vedremo, magari c'è anche di questo, posso far vedere il modellino, possiamo vedere la maquette dove vediamo la tridimensionalità vera, neanche la tridimensionalità del computer, che già è un notevole passo avanti, perché la manualità del progettista
fa sì che possa fare un bozzetto anche, diciamo, dove rende la tridimensionalità, quindi lo può fare anche con la sua manualità. Poi è arrivato il computer che ci ha dato un ulteriore aiuto notevole, perché ci dà la possibilità di vedere quella tridimensionalità in movimento. Ma io non smetto mai di fare il mio bel modellino, perché la cosa che rende di più al committente è capire i volumi. Quindi nel mio ufficio, vedete, ci sono da Macao altri modellini per Ballarò, Anno Zero, Sciuscià di Santoro, e io non smetterò mai di fare il modellino, perché è un contributo fondamentale. Tu sei uno tra i pochi che ancora disegna, cioè sì. La computer grafica ormai è preso piede. Sì, sì, beh, ma a me mi togli la mano, mi togli una parte di me stesso, per cui fare il disegno per me è l'inizio di un percorso. Nasce tutto da uno scambio, un colloquio, una trasmissione di esigenze tra committente e progettista. Dopodiché io interiorizzo, capisco quali sono le problematiche legate e normalmente mi viene di getto, butto giù delle cose istintivamente, delle idee, quindi con una manualità. Consigli per i giovani che si vogliono avviare alla professione dello scenografo, che è una professione che io dico con grande entusiasmo, che amo moltissimo, che è una bellissima professione e che ho avuto la fortuna di poter negli anni fare con grande soddisfazione, è quella di essere tenaci, perseveranti, costanti, convinti di quello che fanno, sapendo che ci saranno grandi difficoltà, perché poi viviamo anche un momento difficile per il lavoro in generale, ancor più per quello che può essere il mondo dello spettacolo, ma il nostro settore è un po' la cartina tornasole dei problemi che ci possono essere nella società contemporanea legati alle problematiche del lavoro, questo senz'altro. Consigli sono quelli di essere, ripeto, se stessi, di perseverare, di avere la tenacia e la costanza e di rubare anche con gli occhi, di avere, se si ha la possibilità, frequentare ambienti di lavoro, studi, persone, diciamo, che hanno qualche anno di più, di rubare anche con gli occhi, di non vergognarsi di fare domande. Uscendo dagli studi e mettendosi nel mondo del lavoro, avere l'umiltà di fare la gavetta, questo lo consiglio a tutti. La gavetta è fondamentale. Si arriva piano piano, ma si arriva. La creatività dello scenografo a volte deve tener conto di problemi che sono legati anche, per esempio, agli aspetti della sicurezza per quanto riguarda gli operatori all'interno delle scenografie che vengono progettate. Posso raccontarne uno che ha anche degli aspetti un po' così, diciamo, da aneddoto, però fanno capire bene come determinate progettazioni devono tener conto anche di questi aspetti. Nel progettare Macao, il primo input che ho avuto da Gianni Boncompagni fu quello che nell'immagine lui voleva come resa quella di avere un muro umano. Ecco, per far sì che poi si potesse avere questo, i tre ballatoi, i tre ordini verticali in altezza dove erano seduti i ragazzi, erano fatti in maniera tale per cui il primo si scendeva sotto e infilavano le gambe all'interno del ballatoio, il secondo erano al piano e infilavano comunque le gambe davanti alla balaustra, l'ultimo ordine erano seduti un pochettino più alti e comunque infilavano le gambe all'interno della balaustra. Nonostante questo, che era già una deroga delle normative di sicurezza, nonostante questo abbiamo dovuto assicurare i ragazzi a delle cinghie da aereo, proprio quelle che si usano negli aerei, con appunto la chiusura a scatto, per dare una maggior sicurezza alla loro seduta, pensando che l'ultimo che era seduto nel terzo ordine era a quasi 9 metri di altezza. Ecco, questi sono aspetti che vanno anche curati e dei quali va tenuto conto nella progettazione.